5 anni in Afghanistan senza essere un militare. Per il piacentino Oreste Bocchi, l'esercito e il tormentato paese asiatico rappresentano una seconda famiglia. Il 45enne di origini arquatesi si occupa dell'installazione e della manutenzione di basi militari, un'attività che lo ha portato in giro per il mondo tra Iraq, Libano e Bosnia. Dal 2008 è in Afghanistan, nei centri principali di Kabul ed Herat, ma anche nelle FOB, le basi avanzate, quelle in cui si combatte il nemico, che in questo caso è rappresentato dai talebani. Attualmente Bocchi si trova a Balabaluk, l'ultima FOB ancora nelle mani italiane, le altre sono state cedute alle forze di sicurezza afghane nella fase di transizione della missione ISAF. È un mestiere molto duro in un territorio ostile, a volte i viveri scarseggiano, si dorme in tenda con la colonnina di mercurio che spesso impazzisce. Una vita di sacrifici lontano da casa che Oreste Bocchi, soprannominato Ducati per la passione per le moto, svolge con grande passione e dedizione. Lo abbiamo raggiunto telefonicamente in Afghanistan. È un mestiere molto molto particolare, cioè praticamente vivi in galera, diciamo, perché vivi sempre comunque all'interno di un recinto e è difficile dire, comunque a me piace. 5 anni lontano dall'Italia, praticamente che cosa manca di più oltre alla famiglia, ovviamente? La civiltà. Perché qua cioè, senti proprio la mancanza della civiltà. Io poi vivo tantissimo a contatto con la popolazione locale, che è una prerogativa proprio della missione di far lavorare i locali. Sono veramente molto 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 arretrati. Da quando è in Afghanistan, il comando della missione è passato tra le mani di diverse brigate. Da due turni ci sono gli alpini, prima la taurinense e ora la Iulia. Bocchi elogia il lavoro delle penne nere. Con gli alpini si lavora veramente molto bene, perché quando si inizia i progetti e si portano sempre comunque a termine, direi che gli eserciti sono i migliori. A Tabiano di Lugagnano, dove vive la famiglia, oltre alla moglie e alle due figlie, ad attenderlo ci sono anche Bruno e Chiara, i pastori del Caucaso, ai quali Oreste è particolarmente affezionato. Sono cani afghani che erano entrati nella base di Bala Murghab ed erano stati adottati dai militari.